Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati. Il Vangelo che abbiamo ascoltato ci ricorda lo scompiglio che causano purtroppo i diavoli con il loro operare, e anche lo scompiglio ancora più grande che succede quando Gesù o i suoi ministri gli si mettono di traverso a combatterli. Uno scompiglio tanto grande che il Vangelo chiude in maniera un po' drammatica con gli abitanti di quella regione che dicono: troppi problemi, troppi tumulti, troppe storie, non venire a fare queste cose, vattene via. Ecco, quindi purtroppo l'argomento che riguarda l'azione straordinaria dei demoni è un argomento che generalmente suscita un po' di clamore e di scalpore, anche perché le manifestazioni di questi poveretti afflitti dai diavoli sono abbastanza appariscenti e rumorose. Ecco, un grande mistero questo, purtroppo reale, e che purtroppo per essere intercettato e combattuto richiede un po' di clamore, sia ai tempi di Gesù, sia anche oggi. È sempre molto importante per noi che preghiamo per queste povere anime che sono afflitte da queste cose, e come meditavamo ieri, soprattutto che facciamo attenzione all'azione ordinaria del demonio a cui tutti siamo soggetti e contro cui dobbiamo imparare a difenderci. Vorrei però un pochino di più approfondire l'episodio della prima lettura, che è molto istruttivo e molto importante. Il contesto storico remoto di questa lettura è questa. Non so, sicuramente avrete avuto modo di approfondire nei giorni scorsi anche un po' la vicenda di Davide, no? Allora, Davide diventa re di Israele a scapito di Saulo. Saulo è invidioso, peccò gravemente contro il Signore lo ripudiò ed elesse Davide al suo posto. Davide sorge al trono e comincia ad essere un grande re, tra l'altro il più grande re di Israele, molto molto longevo. A un certo punto però ne combina una grossa quanto una casa, perché commette adulterio con la moglie di un suo povero soldato, e per coprire l'adulterio fa uccidere in guerra il suo soldato. Succede la fine del mondo. Il profeta Natan va da lui e gli predice: guarda che cosa dice il Signore, tu hai rubato una donna di nascosto, le tue mogli te le farò rubare tutte quante sotto gli occhi di tutti, e tu hai ucciso per coprire il tuo adulterio un uomo, e per questo la spada non si allontanerà mai dalla tua casa. Che succede? Questa profezia è talmente vera che a un certo punto Assalone, figlio di Davide, gli si rivolta contro, fa un colpo di stato e raduna un pochino di gente e marcia verso Gerusalemme per ammazzare il padre e diventare re al posto suo. Questo è il contesto. In quei giorni arrivò l'informatore da Davide e disse: il cuore degli israeliti si è volto verso Assalone, quello del figlio. Ma Davide che fa? Se mette la coda tra le gambe, comincia a fare penitenza, cammina l'erta degli ulivi. Guardate, l'erta degli ulivi è lo stesso monte dove poi avrebbe sofferto il suo sangue Gesù, proprio a Gerusalemme est. Va verso, fuori da Gerusalemme, camminando a capo coperto e piedi scalzi. Voi sapete, non so se da queste parti si faceva, no? In alcuni luoghi di pellegrinaggio anche adesso si usa fare dei gesti penitenziali a piedi scalzi. Non so, dove è stato a Međugorje, la salita del monte delle apparizioni, queste cose qui. È un gesto penitenziale. E che succede? Trova uno della casa di Davide, della sua famiglia, Simei, che comincia a dire in sacca da sport: ah, tu disgraziato, scellerato, vedi che è successo, adesso la stai scontando, che il nostro Signore ti sta punendo, vedi come le scappi con le gambe, e ti risassi addosso, lo riempie dei problemi. E Davide che fa? Testa bassa, piangendo, continua a camminare. Un suo luogotenente, Abisai, figlio di Zeruia, dice: senti un attimo, fammi, sto cagnaccio qui, sto cane morto, me lo prendo e gli stacco la testa, come si permette di parlare in questo modo al re di Israele? E Davide si arrabbia. Che ho io in comune con voi, figli di Zeruia? Attenzione a quello che dice, Se maledice è perché il Signore gli ha detto maledici Davide. È una roba grossa. Cioè, attraverso i peccati che sta facendo quell'uomo, perché andare a lanciare il sacco di parolacce contro il re e a tirargli le pietre addosso non è mica un atto virtuoso. Ma Davide riconosce la mano di Dio, è Dio che mi sta ancora mortificando e purificando
per quello che ho fatto, e io me lo merito. Silenzio, me lo tengo e senza reagire. E così vanno avanti. Dice: scusate, ma se il figlio delle mie viscere cerca di togliermi la vita, figuriamoci questo che è amico di Saulo, quanto ci può avere con me. Lasciate che maledica ancora, poiché gliel'ha ordinato il Signore. Voglio vedere che Dio sarebbe capace di fare una cosa di questo genere. Ci viene qualcuno a farci una bella partaccia, a farci una bella umiliazione, una vada di capo, a dire, a riconoscere, dice, stiamo zitti perché è il Signore che gli sta dicendo di fare cose, come diceva, ah, ma da questo peccatore, ah, come si permette? E io non ho fatto niente di male. Ecco la grandezza di Davide, no? Ho scritto un libro poi tempo fa, Davide peccatore e credente. Davide non era peccabile, l'ha fatta grossa, però il modo con cui ha fatto penitenza Davide è assolutamente esemplare. Forse il Signore guarderà la mia afflizione e mi renderà il bene in cambio della maledizione di oggi. Quindi non si vendica, non permette che sia ucciso, neanche lo ferma, lo lascia continuare a sbraitare e continua a procedere a capo chino, testa coperta e piedi scalzi. È un grande esempio, questo ci fa comprendere, attenzione, noi l'umiliazione e le mortificazioni non ci piacciono, ma sono le cose che ci rendono più simili al nostro Signore Gesù Cristo. Cioè, noi non ci pensiamo tante volte, ma come è stato trattato il nostro Signore Gesù Cristo durante la passione? Molto peggio di Davide. E noi siamo più grandi di lui, direbbero di no, no? Ce ne vediamo molto più di lui. Però come reagiremo di lui? Diciamo la verità, se ci capitasse una cosa del genere, o come reagiamo alle piccole umiliazioni e mortificazioni quotidiane quando ci capitano? Siamo capaci di vederci la mano di Dio, cominciamo a dire no, ma ti pare che Dio può volere che una persona pecchi per mortificarmi? Sta scritto nella Bibbia. Se maledice è perché il Signore ti ha detto maledici Davide. Quando Patrizia ha finito di leggere prima, non ha detto parola di Patrizia, ha detto parola di Dio. E noi abbiamo detto rendiamo grazie a Dio, giusto? Quindi non si può mettere in dubbio una cosa di questo genere. E questo ci chiama ad essere molto attenti alla nostra conversione, ecco, e a cercare di vedere le cose sempre con gli occhi della fede, in maniera soprannaturale, non con gli occhi della nostra ristretta mentalità umana. Bene, chiediamo a Maria Martina Santissima che anche lei compie tante mortificazioni e umiliazioni nella vita, che ci doni questa sapienza di saperle accogliere con amore e soprattutto di saper riconoscere la mano di Dio che attraverso queste cose ci plasma, ci corregge, ci purifica, ci fa crescere nelle virtù e ci libera dal mostro, della superbia, dall'amor proprio con cui tutti dobbiamo fare i conti e la cui terapia migliore per essere guariti sono le umiliazioni e le mortificazioni. Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati.